Una buona serata, ben ritrovati a Punto d'Incontro, un appuntamento che vuole rimanere un po' nella scia della festa, della gioia per l'argento olimpico di Giulia Emolo e Giulia Gorlero, due pallanuotiste nate a Imperia, cresciute nella vasca di Imperia, e allora questo punto d'incontro è con chi le ha fatte crescere, con l'allenatore Marco Capanna, che ringraziamo tantissimo per essere con noi. Marco, è un piacere ritrovarti nei nostri studi. Marco fa parte di quella esperienza bellissima che è stata la pallanuoto femminile. Ahimè, ne parlo al passato perché per il momento così dobbiamo fare. Speriamo che torni la gioia di un tempo nella piscina di Imperia. Marco Capanna oggi è a Cosenza, giusto Marco? Quindi abbiamo approfittato di un tuo ritorno estivo da queste parti, che coincide proprio con questa festa. Io immagino che tu avrai già abbracciato le nostre due Giulie. Innanzitutto buonasera, mi fa sempre piacere, perché sono stato tante volte qua e sempre con grande soddisfazione, quindi le ho viste, mi hanno fatto vedere la medaglia, mi hanno portato qualche ricordo dell'Olimpiade e più che altro le ho sentite prima, durante e dopo l'evento, come sempre. Sono molto felice per loro e sono molto felice di vedere che la città sta cercando di rendergli tributo e che l'ha seguita molto, e quindi mi fa molto piacere. Uno spicchiettino di questa medaglia d'argento, diciamo che un pochino è anche tuo per quello che hai dato in passato a queste ragazze, non solo a loro, sono cresciute, le hai tenute a battesimo in piscina. Sono sicuro che abbiamo condiviso tanti momenti, 11 anni sono tanti. 11 anni insieme, sia con la Emolo che con la Gorlero. Sì, sicuro ci siamo dati tanto. Però se devo essere proprio sincero, in questo momento qua di grande celebrazione, che mi fa un piacere da morire perché so quanto lo meritano come persone, come atlete, non mi piace per primo voler sentire dei meriti, cioè questa è una soddisfazione loro. Sono consapevole che, certo, abbiamo lavorato, ovviamente, per l'alto livello, e quindi sono state abituate e abbiamo vissuto situazioni di alto livello che le hanno aiutate a essere pronte per eventi così importanti come le Olimpiadi. Però questo è secondo me è proprio una soddisfazione, un merito tutto loro. Sicuramente ero uno dei tifosi più interessati e coinvolti, questo sicuro, ma sono contento adesso che si prendano il massimo che può ricevere un atleta da questo sport. Marco, sicuramente hai seguito e mantenuto i contatti nonostante la distanza, voglio dire. Cosa vi siete detti in questo periodo? Ti hanno chiamato quando preparavano le Olimpiadi, allenamenti che sono molto molto duri da questo punto di vista. Certo, indubbiamente è una conquista delle nostre due atlete arrivare a quel traguardo lì, a quel livello lì. Ci vuole tanta fatica, tanto impegno. Tantissimo, e poi l'evento credo che abbia qualcosa di speciale sotto il punto di vista della pressione mentale, emotiva, e la difficoltà, cioè, di gestire proprio la portata dell'Olimpiade. Detto questo, io sì, le sento giornalmente. Anche quest'anno che siamo stati separati da due Giulie, è mio interesse e loro condividere e farci sentire, aiutarci a distanza. In più io avevo anche Francesca Pomeri, che è un atleta cresciuto qua in Imperia, ma che ha, certo, 6 anni che alleno e che è giù a Cosenza con me, quindi per loro... Che anzi speriamo di poterla incontrare, speriamo che possa venire qui ad Imperia, perché ci farebbe piacere, perché anche, voglio dire, se non è imperiese, sempre ligure, e comunque è un'altra olimpionica cresciuta, nata sportivamente a Imperia. Ha fatto il percorso insieme alle altre due ragazze, insieme a questo gruppo che a Imperia si è levato tante soddisfazioni, insieme a me ha voluto seguirmi, e quindi io sono molto contento, perché credo che quest'anno poi che ha svolto a Cosenza molto bene gli abbia permesso di andare alle Olimpiadi. E niente, io sono molto contento per loro e le ho sentite, quello è il mio piacere, avere condiviso con loro le difficoltà del momento e tutto, ed è la cosa più bella che poi loro mi regalano. Per il resto, ripeto, hanno ottenuto tutto da sole perché hanno grande qualità e perché hanno saputo gestire bene l'evento insieme alla loro squadra, insieme a Fabio Conti, che secondo me ha fatto il lavoro perfetto in questa Olimpiade. Fabio Conti, che era stato anche lui qui ad Imperia, l'avevamo incontrato, persona tra l'altro
molto disponibile, in un certo qual modo mi ricorda anche un po' il tuo di carattere, Marco, c'è gente solare, disponibile, che non sta chiusa a riccio, che sa condividere, sa anche nei momenti belli e anche in quelli meno belli, come tu hai sempre fatto, è sempre pronta comunque a rispondere, non si chiude dietro una porta o un no comment. E non è scontato, secondo me, perché ci sono comunque momenti anche di difficoltà, momenti di tensione, di pressione, nei quali forse si preferirebbe anche, come dire, stare un po' più tranquilli e evitare i riflettori. Non so se è la pallanuoto che vi dà questo, no, io questo penso, carattere. Io penso che nello sport alto livello, se non passi momenti di difficoltà, non arrivi mai a capire come e non affronterai mai bene poi l'occasione successiva che ti devi ricreare. Quindi sono fondamentali nella costruzione di un gruppo, di una mentalità. Lui ha fatto un percorso con tanti successi, con qualche difficoltà che ha saputo sfruttare. Poi io a lui sicuramente sono grato, anche perché oltre ad avere un buon rapporto mi ha dato la possibilità di fare 3 universiadi con la nazionale, quindi ripeto, c'è grossa stima, grosso affetto, e sono contento anche per lui che si sia levato questa soddisfazione, che penso che sia il massimo anche per un allenatore. E a proposito di allenatori, Marco Capanna adesso rimane a Cosenza, continui? Rimane a Cosenza, felice perché ho trovato una società molto seria, un presidente molto presente, mi fanno sentire il piacere di avermi, e questa cosa è molto importante per me. Ho trovato un gruppo di ragazze splendide, molto giovani, si è dovuto lavorare, avevano già lavorato bene con l'allenatore precedente, quindi ho trovato una struttura ben messa, solida. E siamo una squadra giovane che cerchiamo di sorprendere il prima possibile. Quest'anno abbiamo fatto un buon campionato, ma secondo me niente di incredibile, oltre magari quelli che erano i programmi, ma io sono andato là per ripagare come si stanno comportando verso di me. Spero che riusciremo a fare l'incredibile, perché mi piacerebbe molto, perché mi stanno trattando molto bene, ho trovato un ambiente stupendo. Di questo siamo felici, e chissà che anche la collaborazione con Conti a livello nazionale non porti a qualche cosa di più, chi può dire? Non poniamoci limiti. No, limiti assolutamente, nel senso che io lo faccio con grande ambizione, ma sempre per il posto dove sono, sposo la causa e certo, non faccio pensieri oltre, sinceramente non è un pensiero che faccio. Quando c'è la nazionale faccio il tifo, sicuramente, avendo ragazze che ho allenato, ho avuto la fortuna di avere, lo faccio ancora più coinvolto, ma ora penso a fare il meglio possibile per Cosenza. Come è giusto che sia. Marco, sì. grazie naturalmente anche a te, che possiamo dire, augurare, se non augurare veramente il meglio, perché te lo meriti per quello che hai dato a Imperia, perché le ragazze hanno dato tanto, tu hai dato tanto anche insieme a loro. Ci avete regalato un sogno, adesso è arrivata questa realtà d'argento bellissima, io l'ho detto, è un argento che vale oro, e mi sembrava giusto appunto condividere con te questa cosa, perché ripeto, tu giustamente con la tua serietà dici sono le ragazze che non ho conquistato, verissimo, ci mancherebbe altro, anzi, a loro diciamo un grande grazie, ma mi sembrava giusto perché secondo me qualcosina di tuo in questa crescita, in questo cammino di queste ragazze c'è stato, forse c'è ancora adesso anche dal punto di vista umano, e quindi era bello condividerla questa cosa, Marco. Infatti il mio piacere è un mio piacere condividerla, e forse anche averla vissuto qua a Imperia, no? Avendo visto dal terrazzo tutte le televisioni collegate, che sentivo, seguivano la pallanuoto, seguivano le ragazze di Imperia, quindi bellissimo questo, ripeto, questo si è vissuto l'alto livello e si è arrivati ai risultati, ho visto la piscina di Imperia piena, tante situazioni bellissime. E questi sono gli strascichi, o sono quello che poi costruisce e ti porti dietro da quell'avventura, no? Il poter seguire delle ragazze cresciute qua, che hai visto fare bene, certo, qua, vederle nell'alto livello, in televisione, e avere delle star, fra virgolette, di casa tua. E speriamo che tutto questo sia capitalizzato per investire nel futuro, nei giovani e in un nuovo futuro di feste e di gioie alla piscina imperiese. Grazie ancora a Marco Capanna, un arrivederci, a presto da noi, sempre volentieri, lo sai che questa è casa tua, Marco. Grazie, arrivederci, tornerò. E arrivederci al nostro pubblico.